Allora, questo giochi non ci ho mai giocato in vita mia. In realtà ci ho giocato qualche giorno fa per provare l'emulatore della Switch. E dato che sta arrivando il nuovo Zelda, non è nuovo, è il vecchio, il remake di Link's Awakening, volevo provare a giocare questo qui per Super Nintendo, quindi faccio un bel gameplay della prima versione per Super Nintendo, almeno non l'originale per Nintendo. Adesso c'ho pure il microfono, quindi non dovrei avere problemi audio. Aiutami, ti prego, aiutami. Sono prigioniero nel dungeon del castello. Il mio nome è Zelda. Il mago Agaim ha fatto qualcosa alle altre ragazze. Rimango soltanto io. Ho preso controllo del castello e ora prova ad aprire il sigillo dei sette saggi. Di nuovo, sono nel dungeon del castello. Vabbè, aiuto. Ok. Orfeo, vado per un po', tornerò per entro mattina. Non lasciare la casa. Ovviamente, immagino che dovremo lasciare casa. Vediamo. Questa prima parte, in realtà, come ho detto, l'ho già fatta, ma non sono andato molto lontano. Quindi, vediamo. Speriamo che l'audio ci aiuti stavolta. Dovrebbe essere tutto perfetto. Dato che ho preso il microfono, ho scollegato le cuffie in maniera decente. Vediamo. Allora, dobbiamo andare nelle segrete del castello. Segrete del castello. Se premo qua prima usciva la mappa. Ah, mi esce la mappa. Ok, mi dice pure la posizione. Ottimo. E comunque per essere un gioco del Super Nintendo è fatto molto bene. Così. Vedere l'estensione della mappa e tutto il resto mi piace. E anche, vabbè, le texture e tutto il resto è fatto così. Hai avuto solo il dungeon? Sì, avevo capito. Ok, c'è un passaggio nascosto fuori dal castello. Se non ricordo male, ci ho giocato un paio di giorni fa, quindi non mi ricordo esattamente dove fosse, ma se non sbaglio era da questa parte. Io sono arrivato a poco dopo poco dopo aver superato il castello, quindi il dungeon del castello, quindi adesso vediamo. Sì, il green screen non è il top, però vabbè. Uno fa il meglio che può. Forse dovrò cambiare la webcam con la ring light, ma vabbè. Per adesso facciamocelo. Orfeo, non vorrei che venissi coinvolto. Chiedo di non lasciare la casa. Prendi la spada e lo scudo. Ok, è venuto B per per utilizzare la mossa segreta. Lo posso usare? Io non ce ne. Si può usare lo scudo? Secondo me no. Ci ho premuto tutto, quindi. Vabbè. Allora, qua non mi ricordo che c'è. Ah, rupia. Ok. Qua posso fare così e si accende, ma non succede niente qua. Quindi, se ho capito bene, l'arma in alto, quella lì che ora c'è la lanterna, consuma l'energia magica. Ah, i cespugli posso aprire pure così. Perfetto. Le rupie mi servono perché ho visto che dopo. Sì, ovviamente, cioè, mi servono. Mi sembra ovvio. Ma ho visto che dopo dovevo comprare roba. Quindi sono indispensabili. Questi cosi, io non ho capito che cosa siano in realtà.
Non l'ho capito proprio, però sono particolari, non sono come tutti gli altri, quindi secondo me in qualche modo serviranno prima o dopo. Ci sono pure di qua, secondo me, hanno sempre strano questi cosi gialli. Sembrano tipo dei funghi o degli alberi secchi o qualcosa del genere, però secondo me vorrei cercare di trovare tutti i segreti mentre esploro, se possibile. Quindi vediamo. Entriamo nel castello. Io qua ho ucciso soltanto perché mi servono le rupie. Cazzo. Ok, ho recuperato il cuore, ottimo. Tipo, ci sono tutte queste cose, ci sono le cose tipo asimmetriche e roba simile, che secondo me servono. Allora, prima ho visto Zelda, se non ricordo male. Sono andato a pigliarla da qua, ho fatto tutto il giro della, ma della Madonna, vediamo. Ok, questo qui è distrutto. Allora, se non ricordo male, era in fondo. C'era la mappa? Ovviamente no. Oh. Qui ci vediamo delle valle questi nemici. Ora, si deve essere tipo da ste parti. Pure queste statue. Non so, tanti elementi che secondo me si può trovare. Ok. E qui dice, sì, posso vedere la mappa. Ok, ottimo, recupero pure la vita che ho perso. Io prima avevo, quando ho giocato l'altra volta, avevo saltato questi qua, ma non avevo pensato che mi potessero dare delle rupie. Il problema è mantenerli sul bordo perché, beh, non viene quasi così, non viene tanto uccidere. Ottimo. Vediamo se la mappa mi aiuta. Allora, sta dall'altra parte, quindi secondo me posso andare direttamente da giù perché mi serve che non ci sono più nemici. Esatto. Ok. Ma che. Madonna, sto crepando come uno schifo. Sono quasi schiattato. Secondo me la mossa migliore per uccidere. Esatto, è questa qui. Ok. Io mi userei il boomerang così. Non so, come si faceva così? Start, ok. Il boomerang. Non mi ciuccia energia, ok. Il boomerang non uccide, ma tipo congela i nemici. Quindi, da quello che ho capito, poi magari. Vado comunque a Zelda, il fatto che inizia a fare sto rumore quando sei con poca vita è veramente stressante. Dai, un po' di vita così eliminiamo il rumore, niente. Qui la trovo. Oh sì, fortuna. Questo qua è abbastanza semplice, basta soltanto congelare un attimo col boomerang, un paio di colpi e scappare. Oh. Ok, crepato. Ora la chiave. Ok. Questa qui è Zelda. Andiamo verso Zelda adesso. Controlla quindi il mago sta controllando i soldati nel castello. Ho paura che accada il peggio per mio padre.
Fiend non so cosa sia. Vabbè, comunque è disumano e ha molti poteri magici. Quasi tutto. Ok. Andiamo fuori. Conosco un passaggio segreto. Ma prima dobbiamo arrivare al primo piano. Quindi andiamo. Ok, primo piano. Saliamo su. Cercherò più o meno di fare per gli stream un'oretta. Siamo basement 1. Un'oretta di stream più o meno d'episodio. Quindi non so se è adeguato o no, però più o meno cerco di dare un senso agli stream in modo da poterli spezzettare abbastanza. Mi sa dove andare da su, però vabbè. No, di qua. Ok. No. Davvero. Crepa. Ricominciamo queste cose. Sti rumori molesti. Crepato. Ci vogliono due persone per spostare quella cosa. Hai fatto. C'è un passaggio segreto nella stanza del trono. Che porta al santuario. Sono sicuro che l'uovo, il vecchio, l'anziano lì ci aiuterà. Quindi la stanza del trono è di qua. Fino a qua ci siamo. Vado diretto senza sfidare nessuno. Sì, ma deve avere una luce per poter accendere cose, tipo ti fa il tip. Ti dà il suggerimento che bisogna fare attenzione all'oscurità dentro. Esatto. E qui è un po' un rompimento perché bisogna prendere questo qua intanto. Qui poi ci saranno. Ma esatto, queste robe qui. Che rimangono accese per un po' in realtà, quindi bisogna cercare di sfruttare al massimo. Vabbè, però in realtà ci sono abbastanza. Ah, qua pure i serpenti ci sono. Ah, qua non serve a niente, quindi. Allora, ci sono qua per quello. Comunque è bello il fatto che si va al buio. Molto carino, implementazione del qui. Qua non si vede proprio niente. Ci sono granchi, ci sono cose. Una chiave. Sì, sta parte non è che mi ricordi tanto. Ok. Dopo aver superato queste segrete ci sarebbero però vicino al santuario. Fai attenzione. Ecco, accendiamo qua intanto, va. Ottimo, così abbiamo un po' di visione. Ah, questi topolini hanno un po' di soldi, eh. Ehi, ucciderli nel dubbio. Cacchio, se me ne danno i soldi. Meglio finirli. Non li avevo presi ad esempio l'altra volta. Pessima scelta. Sembra di sentire rumore di serpenti. Quindi. Guarda, questo qua come arriva. Ok. Ottimo. Ok. Sembrerebbe non ci sia niente, poi magari ci sarà qualcosa. Dai,
Ottimo, ho cagato la chiave. A posto, possiamo andare. Qua ci sono i muti sgretolati, però che servono delle bombe che non so dove prendere. Quindi penso che più avanti probabilmente potrò sbloccare questa parte di gioco, di livello, con delle bombe, immagino. Allora, da qui in poi mi sa che non mi serve più la torcia. Ah, qua non mi sembra che ho schiacciato, ho tirato questa qui. Allora, ci sono due leve, una trigger, una trappola. Esatto. Esatto, perché se tiro questa qui fa cadere i serpenti, se ciaone. Eccoci qua. Principessa Zelda si è alzata, si è insicuro. Operato Orfeo. Sì, mi ha aiutato a scappare dal dungeon. Ok, praticamente avesse ucciso Zelda avrebbe aperto il sigillo. Orfeo, non devi lasciare che il mondo di Hyrule cada nelle mani del mago. Se rilascia il sigillo dei sette uomini saggi, il potere cattivo riempirà questa terra. Prima che questo accada e prima che sia troppo tardi, distruggi. E prima che distrugga tutto il room. Puoi farcela. Senza che c'è una forza oscura che guida le azioni del mago. Ovviamente il suo potere magico. Devi trovare la Master Sword. Insomma, vai a cercare da quello là, ti può dire di più. Ti segnerò la mappa. Ti segnerò la sua casa sulla mappa. Ok. Ok. Insomma, fondamentalmente muovo il culo. Il problema è che questa porta io non la posso aprire perché non ho le bombe. C'è un cimitero, vabbè. Ora seguiamo la mappa, ma. Ma dove è uscito questo qua? Iniziato. Ma devo prendere energia, se la trovo. E qua disbosco tutto ma non trovo niente. Tranne questo. Dai, la bomba pure. Ok, almeno l'ho trovato. Ritiro. Ma che non il limite di cosa posso tenere? Ok, davanti vai di qua. Ma cavolo. Ah no, può andare oltre 99, ottimo. Ok, quindi questa è sotto qui. Lì si possono prozzo qui cose fighe, ora vediamo se. Qui dentro.
Bah, non conosce l'anziano è perché è scomparso dopo che il mago ha preso possesso di Hyrule. Master Sword, non ricordo esattamente i dettagli, ma gli abitavano questa terra. E delle leggende dicono che c'erano molti tesori che sono stati nascosti su questa terra. Insomma, sta Master Sword è una di quelle, dice nella foresta. Sì. Cerca per l'anziano. Ci deve essere qualcuno nel villaggio che sa dov'è. Mo me l'aveva detto uno, dov'era? Non mi ricordo chi, quindi bisogna esplorare un pochettino. Era da queste parti, però, se non ricordo male. Ma queste robe io non le posso tirare via per ora. No. Ah, qui non c'è. Oh, guarda, c'è Mario qui. Poi sembra Mario. A posto fatto. Era in una di queste case, tipo forse questa. Mi sembra sospetto. No. Ti racconterò una bella storia. C'è un lago dove ci sono gli Zoro. Il tesoro degli Zoro può tramutare le persone in pesci. Vorrei vederlo. Quindi sì, dobbiamo ricordarci che nel lago ci servirà. Mi sembra. Io non avevo mai giocato prima di giocare a Breath of the Wild. Non avevo mai giocato a Zelda. Qualsiasi altro Zelda. Li conoscevo ovviamente, ma non ci avevo mai giocato. Quindi, figo. E quindi mi sembra di ritrovare gli stessi elementi. Quindi l'ho vista. Una piccola donna. Una ragazza. Nelle cascate dei desideri. Dove comincia il fiume. Dovresti trovarla. Ti piacerà. Mio figlio adorava suonare il flauto. Riccardo. Non è più tornato. Ok. Lei dorme. Non è più tornato, quindi dormo. Mi sembra molto preoccupato. E ora mi devo ricordare dov'era quella casa. Ah, non ce ne sono tante. C'è soltanto questa parte qui, è facile. Ottimo. Proviamo questa qua. Uscite il fumo, appena sono uscito. Oh. Se mio partner perduto ritornasse, potremmo creare la tua zona. La tua spada. Ma adesso non posso fare niente per te, quindi un'altra cosa da fare. Ci sono piccole quest. Senza troppi dettagli. Ma io questa parte la visiterei, questo. Ah, sicuramente sarà qua forse, così mi posso comprare una spada nuova. Ah, è un dungeon. Questo qua l'avevo visto. Questo qua secondo me si apre con una bomba. Così la butto lì. Bisogna fare attenzione. Cacchio. Con una bomba. Pure questo coso è stranissimo. Ci ha mangiato di tutto il resto. Sì, ci sono i setup strani degli elementi, quindi che secondo me puntano a qualcosa, ma ne ho impressione. E qui ci sono venuto. Quindi la prossima casa devo andare a vedere. Sì, mi sa che qua. Qua ci sono venuto sicuro l'ultima volta, quindi. Che cos'è la zuppettina? Vabbè, scusa. Mi prenderei delle bombe. Perché voglio provare a aprire quella porta con le bombe. Non sono sicuro si possa fare, però.
Ah, nel palazzo oltre il castello. Oh, ottimo. Poi c'è questo mago che sì, però l'acchiappo di qua, forse non mi scappa. Vediamo se è vero perché lui questo qua scappa, questo mago schifosissimo. Va dall'altra parte. Proviamo la strategia della bomba prima. Quello lì. Sai che devo correre a poterla acciuffare. Vediamo se ho ragione. Qua infatti non posso passare nessuno, quindi andiamo con le bombe. Io la provo. So che non funzionerà, però. Come si fa? Bella, l'ho pensata. Mi piazza un'altra giusto per. Sapevo io. Va bene. Sì. Ah, ho preso il polletto. Mi sa che se prendo tanti polletti. No, in realtà ho giocato a Legend of Zelda. Ho giocato a quello per il 64 tempo fa. Quindi. Ok. Allora, se riesco ad andare a nord da qui. È strano che LR su questo gioco al momento non fanno niente. Molto strano come cosa. Un cuoricino? Sì, qua sicuro c'è un segreto quando si può aprire. Cioè, sto vedendo un sacco di posti dove. Ovviamente si può accedere, ma quando hai certe abilità. Adesso non è accessibile, quindi. Io lo zoppo quello lì, qua c'è da fare, quindi. Sì, anche più il fatto che la mappa sia molto simile a quella lì di Breath of the Wild. Sì, poi certo, cambia molto, ma vista dall'alto, tipo, fa. Riconosci i posti. Nel cimitero magari un'altra volta. Direi che forse è il caso di entrarci un'altra volta. A parte la faccia. Oddio, ma che ci sta facendo con le tombe? Non si fa. Bello il cimitero, ci siamo divertiti molto. Da, veramente crepo così. Cioè, sto crepando per le bombe. Wow, si allarga da me. Eccolo, mo mi uccidono. Sono lì lì per morire, se non mi danno un cuoricino. Neppure questo mi mancava. Eccolo. Sì, sti cavoli arcieri. Sono rompimento di palle. Ecco fatto. Ottimo. Ma forse ci arrivo pure da sopra, vediamo. Vediamo, bah, fatto così. Oh, che cos'è questa cosa? Oh! Figo, questo. Beh, però con le. Ah, sta facendo lo zuppa di funghi. Ah, figo. Però mi serve la bottiglia, quindi devo trovare da qualche parte la bottiglia, se no non posso farci niente. Avanti, ma non ci arriva nessun modo. Cioè, posso fare pure così. Non posso passarci di qua perché non riesco a distruggere quelle pietre ancora. Ah, però di qua ci posso passare. E come ci arrivo?
Da qua ci passo? No, ovviamente no. Quindi la mia supposizione è che se io posso uscire verso destra. Non di qua. Non c'è niente, quindi devo srompere quella roccia. Anche questa. Potrei ricordarsi tutte le cose dove stanno, è un po' difficile, quindi si fa quel che si può. Un pile palle. Ok, a posto. Granchiettini che rompono. Ah, dai. Me ne vado direttamente. Da qua. Si può saltare in acqua, mi sa che qua ci muoio, eh. Sapevo io. Sì, non ho niente per nuotare, quindi mi serviva quella cosa di Ilia per poter fare la manovra. Ok. Qua c'è qualcos'altro pure. No, io direi di andare prima all'obiettivo. Ah, qui sotto è il lago di Ilia. Ottimo, mi piace. Mi piace molto. Ok, abbiamo trovato il lago di Ilia. Per prima cosa io direi di distruggere questo e proseguire. Beh, ci sono quasi, dovrebbe essere poco più avanti. Oh, maledetti. Allora, fino a qua ci sono arrivato. Ecco, qui è dove sono arrivato praticamente l'ultima volta. C'ho le bombe. Succulento, quindi io posso fare così. Questo qua si rompe il muro, cioè è ovvio che si romperà il muro. Mi pare ovvio che si rompe il muro. Altre bombe. 50 rupie, non le buttiamo. 100 rupie. Non le buttiamo. Sono l'anziano del villaggio, discendente dei sette uomini saggi. Sono sorpreso che tu ci stia cercando la spada. Soltanto l'eroe che ha vinto tre pendenti può avere la spada. Sì, direi. Quindi potresti, come testa, potresti portarmi il pendente del coraggio dal palazzo est. Se lo porterai, ti dirò un più della leggenda. E tiro un. Ah, pure. Un artefatto magico. Vai al palazzo. Sì, questi qua si muovono in realtà, ma. Non so se posso ucciderli. Sì, con estrema facilità direi. Adesso io praticamente sono arrivato poco più avanti di qua. Cioè sono tornato indietro al villaggio in realtà. Quindi. La spada sta lì. Qui c'è qualcosa e penso che sia quello lì. Ah no, ok, c'è un pendente. Dove è? Ah, questo qua devo prenderlo praticamente. Vuole questo qui. E come cavolo ci arrivo? Ah, laggiù. Ok, devo uscire e rientrare. Vediamo di arrivare almeno al villaggio. Oh, veramente. Mi sono deconcentrato, stavo guardando la chat. Da qua sicuro si arriva, eh. La vita me la potrebbero dare pure, eh. Sembra il modo giusto per entrare. Guarda, arriva infogliato quell'altro. Ok, colpito.
Ok, quindi lui direbbe che vediamo se trovo qualcosa. Ovviamente niente. Beh. Io entro direttamente, se non vi spiace. Senza tanti complimenti. Ah, andiamo bene. Immagino che questi qua si muovano. O devo cari gli occhi. No. Al momento non si muovono, che già. Andiamo. Ah, due entrate, a sinistra e a destra. Immagino di non avere la mappa. Quindi io proseguirei. Ottimo. Di qua non c'è più uscito. Ah. Ah. Questo qua. Ah, si apre. Posso fare così, vado qua e proseguo. Questo qui è spostato, si vede, eccolo. Va. So far so good. Niente di particolarmente agghiacciante. Non so se devo tornare indietro. Secondo me devo andare avanti, però io andrei. Ah, non si può andare, ottimo, devo. Ok, devo fare attenzione a questa roba. Ok. Ok. Quest'altra parte l'abbiamo passata. Non sembra ci sia niente di importante qua. Quindi io proseguirei. Ci sono gli scheletri, ottimo. Vabbè, qui c'è il bottone, si vede. Passare. Ah, lì già c'è il tesoro, attenzione. Ah, tesoro. Devo beccarli questi qua. Si scansano pure. Ottimo. Allora, dice che devo prendere il ciò. Come cacchio. Non faccio a colpirlo. Non lo posso colpire nemmeno. Ah. Questo qua non posso fare. Attenzione. Non c'è niente, ok. Qui c'è qualcosa. Ah, la mappa. Ottimo, quindi c'è una stanza sotto in cui mi sembra di. No, non capisco. Qua c'è. Non mi sembra ci sia niente di particolare, quindi posso accederci di qua. Ah, li devo bloccare. Ah, ottimo. Posso prendere un botte di boomerang. Devo bloccare. Ok. Ci dovrebbe essere l'altra stanza. Dai, sono tutti questi NPC, non devo bloccarli. Come faccio a accedere a quella parte? Non dico cosa c'è. Ah. E qua c'è un'altra cosa, ok. Vediamo. Ok. Che cacchio. Ma che fai? Ottimo, cuore recuperato. Non c'è un bottone qui. Non c'è un bottone qui. Non c'è il bottone nemmeno qui. Manco qua. Mi sa che devo sconfiggere tutti i teschi per fare per avanzare. Altrimenti non si avanza. Ok. Fin qua. Ottimo. Un'altra roba. Questa qui. Ok. Immagino ad occhio che devo sconfiggere il boss prima di poter accedere a quasi di tre.
Come faccio queste tile? Come faccio queste mattarelle? Ah, mi può prendere praticamente appena li tocco, ok. Ok, quindi devo utilizzare il tesoro. Non penso che questa roba sia mossa molto scaltra, quindi proseguiamo di qua. Questo qua non è come gli altri. Ah, ok, sì. Ah, ottimo, c'è il tesoro. Chi c'ha, chiaro, no? 5 frecce. Come cacchio? Ah, così si accende. Ma se tocco questa cosa qua si dovrebbe svegliare. Ah, di fronte, semplicemente. Qua non ho fatto niente, quindi deve essere questo, qua ci sarà sicuramente un arco, ma... per intuito direi che deve essere qualcosa. Nelle sale a cui non potevo accedere prima, no? Altrimenti stiamo a fare qua. Ah, anche questa. Trovato, via. Non so come ho fatto a saltarlo prima, vabbè. Ok, la chiave piccola l'ho trovata. Ottimo, la chiave piccola. E dove cavolo lo uso? Dall'altra parte. Ottimo. Ok, sono acceso. Ah, ecco, ho avuto accesso a una parte del livello che prima avevo visto. Vediamo come siamo messi. Ok, infatti devo esplorare quest'altra mappa adesso. Eccola. Ok, un colpo solo. Come c'è quella parte? Con le bombe? Infatti le bombe, sì. Ok. Quindi ho sbloccato questa e anche immagino il forziere a questo punto che mi darà un arco. A vedere il numero di frecce che ci sono in giro, direi che non può che essere un arco. Muori, vuoi vedere che muori? Chissà come si fanno. Ah, c'è proprio come weapon. Ok. Quindi immagino che... Beh, per adesso lasciamo perdere. Qua ci sono un bel po' di nemici. Nemici, eh? Mica cazzi. Allora, c'ho... No! Devo trovarlo. Che veramente? Vabbè. Forse non devo per forza però... sconfiggerli.
Fatto prendere un colpo, cazzo. Stai chiamando da nessuna parte. Che c'è? Direi che forse devo andare di qua. Qua in realtà ci sono un bel po' di frecce che io non mi sentirei di scartare. Oh, allora, ne ho tre. Ha colpito. Apri gli occhi. Ah, non faccio niente. Ottimo. Secondo me sono nella parte sbagliata, devo andare dall'altra parte, vabbè. Ok. Provare con l'arco, vediamo se con l'arco. Sapevo io, avrei fatto centro con l'arco. Sapevo che con l'arco perché lo becca nell'occhio. Cavolo! Non so nemmeno se sto andando dalla parte giusta, perché c'è un'altra porta prima. Non mi interessa la vita se la trovo qualche parte. Ottimo. Che due colpi ci vogliono, quindi. È la Madonna. Qua ci vuole l'arco, eh. Occhio e croce. Beh, meno uno gli ho fatto niente. Non so se sto facendo qualcosa in realtà, eh. Ho l'impressione che mi sto facendo una pizza. Ottimo, direi che per adesso può andare bene così. Quindi abbiamo visto che ci sono questi cosi che non muoiono. Ottimo. No, davvero, da qua devo cominciare. Questa qui è impegnativa come roba, eh. Non è mica così semplice. Uff, è lunghissimo tra l'altro, eh. Vabbè. Continueremo la prossima volta da qua. Non ce l'ho manco. Ah no, arco ce l'ho. Quindi tecnicamente io potrei andare a vedere. Ah, ci sono arrivati in realtà, quello lì è il boss. Bene, grazie mille per aver seguito. E alla prossima. Vediamo nell'episodio 2, ricominceremo da qui e vedremo come se riusciamo a finire il boss in maniera decente. Senza schiattare come gli idioti. Secondo me, nella stanza a destra dove mi sono perso, avrei potuto. Avrei dovuto trovare qualcosa lì. Che non ho trovato.
C'era qualche item o qualche armatura che mi aiutasse a sconfiggere. Forse. Beh, vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!